Ciao a tutti! Allora, oggi parliamo un po' di novità, novità che ho comprato con i miei soldi, non mi sono state sponsorizzate, e vi parlo anche dei prodottini Rimmel che ci farò un prossimo video. Vi avverto già che nel prossimo video sarò vestita uguale perché ne carico uno dietro l'altro, perché sono un po' rimasta al retro. E vi parlerò anche della nuova, nuova per me nuova Jeffree Star, la Tracy, sì. Comunque andiamo a vedere le novità. Allora, questa è la Jeffree Star che sto usando in questo periodo. I colori sono molto pigmentati, mi sto trovando molto bene. Ancora non ho levato la pellicolina. Comunque tanto parlata su internet. E adesso passiamo alle novità. Che novità, ragazzi, che novità. Allora, partiamo subito. Io direi dalle palette, che ce ne sono una varietà industriale, quindi andiamo a passare. C'è palette, smalti, trucchi, un po' di tutto. La maggior parte comunque sono palette, quindi andiamo subito, che il video sarà lungo. Allora, partiamo con Estée Lauder. Avevo preso un kit che praticamente c'era una valigetta, un mascara che al momento non lo vedo, probabilmente l'ho di là perché l'ho già usato. C'era questa valigetta con due palettine, guardate, penso che fosse ancora della collezione di Natale. Questi sono toni classici. Molto bella. C'era anche il gloss volumizzante, però l'ho dato a mia mamma perché io avendo già le labbra comunque carnose, metto quello, ciao, sembrano Canotti. E poi abbiamo quest'altra che ha i toni un po' più diciamo da sera, comunque sempre bella. Bellissima. Sempre di Estée Lauder, nello stesso kit ho trovato tre rossetti, come dicevo, il gloss volumizzante, il mascara, il contorno occhi, le gocce famose di Estée Lauder che le prendo, l'ho prese io. A mia mamma gli ho dato il contorno occhi e la crema notte e questo gloss volumizzante che diciamo che non ha tanto risultato su lei, però speravo che avesse risultato. Passiamo agli swatch dei rossetti. Allora, qui abbiamo il numero Purple Cry 333, 333, ed è un bel rosso mattone, comunque questo. Molto bello. Sempre della stessa linea Estée Lauder abbiamo questi due che sono forse un po' più nude. Questo qui è il secondo swatch del rossetto. Il rossetto è questo qua, bellissimo tra l'altro, ancora non li ho usati perché volevo fare il video. E l'ultimo rossetto che è un colore un po' più neutro. Questo qua. Io adoro il terzo, cioè mi piacciono tutti, però boh, questo. Poi passiamo sempre a rossetti di MAC, che è stato il compleanno, la festa della mamma, e gli ho regalato una limited edition a mia mamma di MAC, un rosa molto carne, bello, bello devo dire. E io mi sono presa questi qui e un altro che era color mattone molto scuro, perché a me piace un sacco i colori scuri. Questo è il primo e si chiama Stand Purple, stand viola. Bellissimo.
Questo è lo swatch. Poi sempre della MAC abbiamo il Celebrity, non lo so, che è forse un tono più scuro di quello di prima. Sì. Questo qua. Molto bello, tra l'altro non sbavano assolutamente. E l'ultimo della MAC abbiamo il Media 812, che dovrebbe essere sempre un colore scuro, un intermediario tra, sì, è più un ciliegia, questo qua, sì, bellissimo tra l'altro. Portabile sia d'estate che d'inverno. Poi sempre di rossettini, avevo comprato le nuove tre palette di Nabla, compreso di matite per occhi e rossettini, c'era l'offerta, quindi ho detto vabbè, invece che prendere separato mi scocciava. Sempre i rossettini, uno era più carne, questo è più scuro, ora vi faccio vedere lo swatch. Questo è lo swatch e questo è il colore, bellissimo secondo me. Sempre di Nabla ho preso insieme alle palette, ovvio ogni rossetto lo puoi applicare, lo potete applicare alla vostra palette, non è obbligatorio, però comunque se uno vuole fare l'abbinamento può. Questo è quello più scuro di Nabla. Bellissimo. Sempre di Nabla vi dicevo che ho preso anche le matite per occhi, le ho provate, vi devo dire che sia rossetti che le matite dentro all'occhio, credevo che si potessero mettere dentro all'occhio, invece solo esternamente all'occhio. Questa è la Hour numero 3. Poi c'è ovviamente anche la 2 e la 1, però la Giulia l'ha già usata e questo è il colore. Mamma mia, stupendo, stupendo, stupendo. C'ha la mina retraibile e questi sono quelli di Nabla. Passando sempre a Nabla, io direi di andare alle palette Nabla a sto punto. Queste sono le tre novità. Le tre novità bellissime, e essendo che cercavo anche quelle vecchie, la nude e la coral, l'ho approfittata perché il giorno dopo che io avevo fatto l'ordine mi hanno mandato un codice sconto e mi sono presa anche queste due e devo dire che sono molto molto belle. Vediamo le prime, devo capire perché hanno messo 1, 2, 3, 4. Ah, forse non erano di tante collezioni passate, perché vedo che qui c'è hashtag 1, hashtag 2, 3, 4, 5. Vabbè, andiamo in ordine a questo punto. Pensavo che le novità fossero solo queste, invece sono, diciamo, tutte insieme. Questa è la hashtag numero 1, è la nude, e c'è questi colorini qua, bellissimi. Questo rosa poi deve essere una cosa stupenda. Questo il black. Sì, deve essere stupendo. E questa è la Nabla nude. Poi c'è la coral, che sta per corallo. Guardate che bellezza che è. Sempre rosina. Tutti i colori del corallo, riflessi del corallo. Mamma mia, cosa bellissima. Ma richiudiamo in modo che sennò qui si sciupa tutto. E questa è la numero, hashtag numero 2 di Nabla. Poi andiamo a vedere hashtag numero 3,
la platinum, che ovviamente ha l'argento, l'oro e il bronzo, System Glam argentati e due colori opachi. Guardate qui cosa non è, cioè, bellissimo. Tra l'altro mi è venuto anche Gianfranco in brufolo e non sono in fase riciclo. Questo tanto si sa, siamo fra donne, quindi purtroppo c'è anche Franco il brufolo, protagonista di questo video. Questa è la Nabla numero hashtag 4 tempo linea. Anche questa secondo me deve essere, cioè sono tutti trucchi, cioè tutti colori che si possono fare su trucchi semplici. Alla fine non bisogna essere maestri per fare dei trucchi stupendi. Guardate i riflessi di questi glitterini. E come sempre c'è 1, 2, 3, 4 colori luminosi e 2 opachi. Che nell'altro c'era, sì. E poi arriviamo all'ultima di Nabla, che è hashtag numero 5, Wild Berry. Qui invece ha cambiato e c'è solo 2 glitterati, uno 3 matte e uno shimmer. Mamma mia, magari vi faccio vedere così i nomi. Bellissimo. Con Nabla diciamo che ho finito, sì. Sempre di Jeffree Star ho voluto prendere, oltre a quella, diciamo anche le palette vecchie, per vedere un po' la formula come è cambiata nel tempo. Ho preso la Beauty Healers, che anche questa è famosissima. Diciamo che queste sono le prime Jeffree Star che sono uscite. Vi do un consiglio. Allora, Jeffree Star sul sito non fa pagare la dogana. Intanto sporcata la Jeffree Star, oddio. Questi sono i belli della diretta. E reperibili ce l'ha Marion Nod e vabbè sul sito di Jeffree Star. E vi dico che non fa pagare la dogana, perché anch'io all'inizio non sapevo chi le vendesse. Mi hanno detto, sempre tramite una youtuber, ho visto che lei comprava Marion Nod oppure direttamente dal sito. Questa è sempre una vecchia palettina di Jeffree Star, che ha colori molto molto belli. C'è da dire che Jeffree Star prima faceva solo la stella del suo brand. Poi andando avanti le palette sono cambiate e ci ha messo, ora io ce l'ho già, però magari vi ci farò un video solo Jeffree Star, le palette solo di Jeffree Star. Ha cambiato, diciamo, su ogni cialdina. C'è magari Victoria, mi ricordo quella, l'ultima, che non mi ricordo il nome. Comunque lì ha per esempio la mannaia, ora è uscita quella tutto fase sfumature, nero, bianco, grigio. E questa è la Andromedy, sempre di Jeffree Star, 12 mesi, gluten free. E vabbè, dice che se vai sul sito Instagram di Jeffree Star puoi fare la foto, comunque taggarlo. Sono molto molto belli i colori, che poi io ho tante 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 palette, però alcune palette hanno questi colori belli pigmentati. Io consiglio assolutamente una cosa: io quando faccio trucchi metto sempre la base di Anastasia Beverly Hills, perché a parte che venga molto più pigmentati e poi restano belli proprio come nella paletta. Ad esempio, se io prendo che ne so, Paulins, questo qua, cioè rimane così. Invece senza base, a parte che si attacca il colore all'occhio e fa malissimo. E niente, proseguiamo con, tanto mi sto imbrattando,
Ma questo è bello. Poi ho preso la ultima Urban Decay Wild. Che queste no, ragazzi, non deludano mai, 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 mai. È un po' la elettrica, anche molto simile all'electric. Questi sono i colori. Comunque ce l'hanno ancora da Sephora. Penso, sì, a Sephora ce l'hanno. E poi ho preso questa di Cosmify e di Beauty Paletta ed è, mi sembra, di Giuliana, non vorrei fare una gaffe, pare sì che sì, fosse di Giuliana. Cosmify la trovate in OVS o direttamente sul sito. A me piacciono molto le loro palettine, molto scriventi. L'iconica è stata la prima che io ho comprato, è stata veramente bella, poi ha dei nomi che rappresentano delle donne molto forti. Mi ricordo c'è un colore che si chiama Anjolie, ovviamente riferito a Angelina Jolie, comunque molto belli. Poi passiamo a Kat Von D che ha fatto questa mini palettina con quattro colori. Tra l'altro ora si chiama Kat Von D Vegan Beauty, qualcosa del genere. E questa uguale la trovate su Sephora. Intanto nel riflesso ci sono io. Ciao. Sì, sono colori un po'. Diciamo che è una palettina basica per chi non ha esperienza col trucco, però è molto molto carina, un po' piccolina nel formato. Così. Poi passando ai brand un po' più, diciamo, che non ho mai provato, perché io dove va, magari su Facebook vedo cose vecchie, le vorrei provare. E su Pink Panda io acquisto molto le palette che non riesco a trovare all'OVS, perché OVS ha Revolution, però le novità tendono ad arrivare molto più dopo. E quindi niente, avevo visto questa paletta di Revolution, ne ho tantissime. Un giorno magari faccio un trucco, cioè un trucco, tutte le palette vi faccio vedere. E poi, cioè, sono veramente tanto tanto pigmentate. Ad esempio questa si chiama Revolution Spring Kiss e è fatta a barretta di cioccolata, che cola, è stupenda. Poi i colori sono veramente sempre gluten free, non testate sugli animali, perché questo è importante, perché poveri animalini ci devono passare pure loro. Ed è stupenda. Comunque su Pink Panda o se no sul sito direttamente di Revolution trovate tutte le palette. Nella mia curiosità, io ho l'app di Beauty eBay, che sarebbe tipo un eBay di trucchi. Però non con gli annunci, direttamente prodotti nuovi. Avevo visto questa paletta qui. Non so se la conoscete, tutta comunque olografica. E non riuscivo a trovarla perché io, cioè su Beauty Bay principalmente, mi salvo le cose, faccio lo screenshot e poi le vado a cercare altrove. Perché non riesco a fare mai il check-in, nonostante che è un sito con l'euro, non riesco mai a farlo il check-out. E questi sono i colori, cioè, pazzeschi. Vanno dagli shimmer ai matte e sono bellissimi. E io sono contentissima di averla presa. Non mi ricordo. Sul sito dove l'ho presa questa. Vattela a ricordare, mi pare sul sito di no, Norino, Notorino, Nor, insomma qualcosa del genere. Comunque se me lo ricordo vado a vedere, altrimenti direttamente sul sito www.samplybeauty.com. E questa è stupenda. Poi, curiosando sempre su internet, ho trovato sempre questa, che è della stessa azienda di questa, Simply Beauty. È una paletta, direi, non bella,
di più. E ora vi faccio vedere i colori, se non mi casca tutto. Facciamo così. È molto simile alla Carnaval, per chi la conoscesse. Questi sono tutti i colori, non c'entro neanche nell'inquadratura. Specialmente i verdi mi piacciono molto perché sono molto pigmentati e hai una variante di colori veramente vasta. Diciamo che è la... assomiglia molto alla Norvina, a tutte le Norvine con le maxi, che c'è C5, queste cose così. L'odore, ogni cialdina ha un odore particolare. Comunque sono molto, diciamo, validi perché sono tanto pigmentati anche questi. Quando l'andrò a provare, ho fatto dei test, intanto qui mi sta partendo tutto il colore. Girando su internet ho trovato anche questa che a vederla ora non mi entusiasma tantissimo. Anche se sono molto appassionata ai trucchi, a colori diciamo molto spenti, ed è questa qui. Questa qua. E ha, mi pare, 30 colori, sì. E sono questi qua. Sì, sono dei colori molto particolari, vanno dal color nude al colore diciamo un po' pop. Tornassi indietro, sì, la riprenderei, però vedrei prima delle recensioni, perché io l'ho presa su un sito che la vendeva. Non so se vi capita mai di vedere gli annunci che c'è su Facebook, magari di articoli. Ovviamente non l'ho presa da una persona che l'aveva usata, ma su proprio il sito che faceva la pubblicità a questo brand. E volevo avere la possibilità di avere un'alternativa low cost, diciamo. Finendo le palette, passiamo a queste tre che... passiamo prima al Dolce & Gabbana, perché ho voluto prendere questa, che io non ho mai avuto palette Dolce & Gabbana, però non lo so, questa ho visto veramente le recensioni, sono stupende. E questi sono i colorini. Non hanno nomi, ovviamente, si chiama Easy Love Drawers ed è stupendo. Questa è una paletta veramente da tutti i giorni, ci fai trucchi giorno, sera. Poi, andando al Caddis con mia mamma, l'altro giorno ho preso delle sorte di Naked, versione economica. Le Naked si sa costano dai 58 euro e qualcosa. Ho preso questo brand che si chiama Royal Beauty. L'avevo già sentito parlare da tante persone comunque che seguo su YouTube. Le devo testare perché hanno, nonostante che hanno il pennellino, se io la vedessi aperta così sembrerebbe una Naked a tutti gli effetti. E i colori sono molto pigmentati e si vede anche molto molto shimmer, e ne ho prese tre perché c'era Nude Palette, che è questa qui, la Brown Palette, che è sui toni del marrone, che palesemente sembrano delle Naked, però diciamo che sono un po' più low cost, ecco. Invece che uno prima di comprare la Naked, se sa le Naked non sono mai flop, queste sono palesemente simili alle Naked. E questa è l'ultima, si chiama Rock Palette, che ha colori un po' più serali, diciamo, molto bella, sempre io nel riflesso. E hanno un costo, io l'ho pagate, cioè mia mamma me l'ha regalate,
mi pare 6,90 euro l'una. Molto molto belle. Sempre di trucco, parliamo degli ultimi arrivi in casa Fufa, che sono le matite Kajal, e ho preso la 008 e la 007, che sono per occhi. Queste sia a uso esterno che interno hanno dei colori stupendi. Stanno bene a tutti i tipi di occhi, sia che esterni che interni. E questi sono gli swatch bellissimi. Ora io ho un po' le mani sporche, però questo è il mio swatch. Parlando di smalti. Io non ho preso novità perché vago molto sul sito. L'unica novità, che sono sempre della nuova collezione Pufa, sono questi tre, che io ho preso, diciamo, quasi tutto, a parte, mi pare, la terra compatta, se non sbaglio, e sono effetto gel questi tre. Questo qui è il 193, poi abbiamo il... Cosa ho detto? Sì, 193, 192, che è questo qui, e questo è il 191. Praticamente sono gradazioni dal rosso intenso, rosso un po' più chiaro, e poi vanno a finire sull'arancione. Sempre rimanendo nel tema smalto.